Dall'idea di poter ricreare un ambiente che fosse vivibile, ma un ambiente che fosse separato da tutto il resto. Ecco quindi il crearsi di un utero, qualcosa di avvolgente, e qualcosa in realtà che si fosse anche artificiale, volontariamente, che si distinguesse da tutto, cioè da quello che sono io, da quello che è il corpo, da quello che sono gli utensili che utilizzerò. Naturalmente è tutto filmato da questo uomo feticcio lì nell'angolo, e per ricreare questo stato, la sensazione di estraniazione, completamente distacco da quello che c'è di fuori. Le persone poi dovranno entrare se vogliono vivermi o guardarmi dall'esterno e vedere. Mi piacerebbe che qualcuno potesse intervenire.